il fatto che l'uomo dovesse fare parte di questa equazione era una cosa assolutamente indispensabile per il funzionamento e per l'utilizzo, per lo scopo di queste cattedrali. Diciamo che dalle mie ricerche, dal mio punto di vista, non si può veramente dividere completamente la funzione energetica tecnologica dalla tecnologia uomo, perché il fatto che l'uomo dovesse fare parte di questa equazione era una cosa assolutamente indispensabile per il funzionamento e per l'utilizzo, per lo scopo di queste cattedrali. Queste forme, appunto, di questi edifici che seguivano la sezione aurea e avevano appunto la sezione di Fibonacci al loro interno, chiusa però al numero 7, e con l'utilizzo della cimatica, a che cosa servisse questo tipo di tecnologia architettonica, proprio di conoscenza dei maestri muratori, appunto, perché erano i muratori, i massoni che si occupavano di questo, come appunto attraverso questo tipo di architetture, che siano i templi, che siano le piramidi, perché tutte sono comunque formate sulla matematica del 7, dell'ottava, come mai siano state così importanti e come queste ci abbiano in un certo modo chiusi in una matrix matematica, quello che spiegava anche il film Matrix, ci abbiano chiuso in un costrutto matematico del quale noi vediamo soltanto una frequenza di 7 colori, di 7 note. È come se ci avessero isolati dall'universo in questo modo, e l'hanno fatto proprio attraverso le architetture, conoscendo la cimatica, quindi come si utilizzano i cristalli liquidi e dove le onde vanno a infrangersi, perché si tratta di una geometria, una matematica posizionale, quindi dove appunto si divide il mare universale dell'etere in onde attraverso appunto quelli che sono il cerchio, il triangolo, attraverso gli strumenti dei massoni che sono il compasso e la squadra, e lui ci fa vedere tutte queste cose. Infatti, poi a un certo punto è morto in modo misterioso questa persona, perché ci ha dato delle informazioni veramente da iniziati e le ha date a tutti noi. Diciamo che l'argomento è stato sviscerato tantissimo. La base è questa: il fatto che questo etere, questa energia, che è la stessa cosa della nostra energia psichica, perché sono onde scalari, sono delle onde che non hanno né verso né posizione, sono ubiquitarie, è un centro che è ovunque e in nessun posto, e sono quelle che compongono tutto l'universo. Conoscendo queste, che si muovono secondo un caos ordinato, perché sono vortici che si muovono secondo la sezione di Fibonacci, si possono imbrigliare per convogliare questa energia e mostrare una realtà attraverso una tecnologia olografica, conoscendo il fatto di come appunto si muovono queste energie che creano appunto un bipolarismo a un certo punto dividendo questo cerchio. E da lì in poi il bipolarismo, elettromagnetismo, luce visibile, la caverna di Platone in cui noi vediamo delle luci che in realtà sono le ombre della realtà di cui ci parlava anche Giordano Bruno. E il motivo per cui quindi in queste cattedrali si vedono questi grandi labirinti che in realtà sono dei veri e propri risuonatori, come conosciamo quello di Lakowski, dove è molto importante che ci siano le persone sedute, perché le persone creano appunto delle frequenze, creano delle onde quando pensano, quando hanno emozioni, quando cantano, per cui ci sono i canti della chiesa che sono importanti. Quando senti qualsiasi canzone che ha degli acuti, tutte le cellule del tuo corpo vibrano. Infatti puoi anche avere quell'effetto di pelle d'oca. Automaticamente la tua aura bioplasmatica eleva la frequenza oscillatoria, cosa che avviene in noi anche senza ascoltare musica. Vibrazioni che poi sono le emozioni. Immagina centinaia di persone in uno spazio geometrico chiuso che crea campi risonanti che elevazione di frequenza genera, per cui queste frequenze poi venivano convogliate da queste geometrie per produrre energia. È come se ci fosse stato qualcun altro che riusciva a utilizzare l'energia delle persone imbrigliandole in questi campi geometrici. Ed è quello che insegnano infatti gli iniziati. C'è stata ultimamente una bellissima, bellissima intervista del maestro Villanova,
che è un maestro iniziato in tutti gli ordini massonici possibili, che ha fatto questa intervista che si chiama Gli Arconti, i controllori dell'anima. Il titolo secondo me non è molto azzeccato. In realtà racconta di come in tutte queste confraternite massoniche si racconti questo praticamente e di come si utilizzano le chiese, le matrici, proprio allo scopo di imbrigliare la psiche delle persone. La psiche è energia, quindi questo è quello che abbiamo visto anche nelle puntate che abbiamo fatto insieme e anche dal vivo in modo pratico nelle conferenze. Quindi questa energia molto potente viene imbrigliata in questo modo, tant'è che le chiese si chiamano matrici, ci sono molte chiese che si chiamano proprio matrice perché è come se fossimo in una specie di scheda elettronica. Il mondo è stato diviso attraverso queste architetture come se fosse praticamente un circuito, e Tartaria praticamente era una civiltà in cui l'energia del mondo era stata convogliata e imbrigliata attraverso questo tipo di architettura. Coincidenze che, tra l'altro, per sincronia, si trovano non proprio a caso, ma tutti questi templi sono sistemati in delle posizioni specifiche che coprono quello che sarebbero le linee sincroniche terrestri, quindi una sorta di sistema nervoso del pianeta. E chi se ne è occupato di più, che ha portato questo argomento un po' al pubblico, è stato un altro pazzo visionario e che ha creato lui stesso un tempio fatto nelle stesse maniere dei nostri antichi avi, sempre sottoterra, proprio all'incrocio di quattro di queste immaginarie linee sincroniche, e si tratta appunto di Falco Tarassaco, il fondatore della comunità di Damanhur. Ho visitato questi stupendi templi dell'umanità, molto artistici. Questo serviva per imbrigliare queste linee sincroniche che sarebbero appunto una sorta di sistema nervoso del pianeta dove passano energie e informazioni. Questo è il loro libro, è un libro che parla proprio delle linee sincroniche, che si spiega un po' quello che sarebbero, anche se ovviamente non abbiamo una vera e propria fonte scientifica per tutto questo. Però comunque noi interessa fare dei nostri collegamenti, credere un po' quello che ci risuona, insomma. Spiega che sono le strade della vita che uniscono tutti i pianeti dove esistono forme viventi, e chi è vivo passa attraverso questi fiumi come sentieri nella foresta. Scorrono più facilmente in un'oasi che nel deserto. Sono correnti costanti in cui non fluiscono né aria né acqua, ma sostanze molto più sottili, energie non facilmente misurabili, che rappresentano non solo la vita, ma anche l'informazione che deve viaggiare attraverso i pianeti. E parte della loro composizione è fatta di sostanza non sostanza, che è un termine che ha molte similitudini nella sua descrizione con l'etere, appunto.